incontri FMTV che si vuole presentare. Lei è un inventore del signore Lepore Romano. Vivo qua a Fermo, prima vengo da Roma, che praticamente facevo commercio ambulante a Roma, poi mi sono trasferito, sono venuto in vacanza, specialmente in questo paese, ho visto che differenza c'è tra Roma e qui, ho preferito vivere qua perché qua si sta proprio molto bene. A Roma ci stanno un sacco di problematiche, perché come dicevi ti devono fregare qualcosa, perché sennò non si capa. Quindi, signor Romano, lei è un inventore. Io sono inventore, ho fatto 5 brevetti, quindi quando fai un brevetto già sono inventore, poi ho fatto più un marchio registrato, Soluzio, che praticamente questo è una soddisfazione che è un po' latina, un po' che praticamente fa capire quello che sei, che risolve delle cose, ecco, delle problematiche che si presentano. Abbiamo parte con un brevetto con, che riguarda la sicurezza stradale. Sì. Un sistema di corde salvavita. Ci può parlare di questo brevetto che ormai ha quasi 20 anni fa? Sì, ormai nel 2003, ormai è scaduto, passati proprio 20 anni. Io all'epoca, vedendo queste problematiche degli incidenti stradali, pensai come risolvere, perché come una persona, almeno che ci tiene, quando vede un problema, di risolverlo, questa è la mia natura. E vedendo queste problematiche, quindi vedevo come è successo l'incidente, che natura dell'incidente, un incidente laterale, frontale, vedevo quelle macchine distrutte e poi però notavo, questo è l'occhio dell'inventore, di chi magari riesce a mettere insieme delle cose, vedevo una macchina distrutta lateralmente, ho detto ma com'è? Quella macchina è distrutta lateralmente, poi ne vedevo un'altra che è distrutta frontalmente, quindi tutta la macchina e il retro sempre integro, quindi ho una distrutta frontalmente, ho l'altra lateralmente, quindi le due cose le ho messe insieme e ho cominciato a pensare ma perché quella non si distrugge pure dall'altro lato oppure dietro? Allora quindi ho pensato di queste forze in atto che praticamente entrano in gioco in quel momento, di convogliarle, di mandarle dove vogliamo noi, che non fanno danno. Quindi praticamente ho pensato di convogliare queste forze in quel momento, quando si scatenano nell'urto, di convogliarle intorno, uno, nel sistema di corde salvavita, intorno alla macchina, intorno all'abitacolo. Quindi noi avremo una macchina un po' accartocciata, ma se no, per dire se la persona doveva morire, magari si ferisce, quindi si salva. Se invece si doveva ferire, non si fa niente perché la macchina si accartoccia intorno e quindi la persona si salva e sta a posto. Poi dopo quell'altro sistema, praticamente con degli airbag frontali e con dei paraurti, sì, quella con dei paraurti che fuoriescono a una certa velocità, quindi praticamente quello quando è in azione a una certa velocità, quindi mettiamo 30 all'ora, incominciano a uscire i paraurti dalla carrozzeria. In questo paraurti c'è dei sistemi di airbag. Che succede? Quando si aprono, ti fa aumentare la distanza di attenzione. E quindi io l'ho proposta all'epoca all'ACE pure, però mi dissero, questa cosa è impossibile, perché che succede? Che le macchine così lunghe in Italia non c'è stato manco spazio. Ma chi ha detto che le macchine devono essere così lunghe? Le macchine sono sempre corte, uguali, solo che a una certa velocità si allungano, il paraurti fuoriesce, che succede? Che noi l'attenzione la poniamo sul paraurti di quell'altro e sul nostro, perché praticamente aumenta la percezione di un ingombro diverso dal solito. Quindi io pongo più attenzione. Poi nel caso di un urto frontale o laterale, che succede? Che il paraurti con dispositivo interno assorbe l'urto, praticamente con una pompa idraulica che chiusa con una farfalla, praticamente quando questo paraurti sottoposto a questa forza d'urto
rientra, ma gradualmente, non improvvisamente, e poi con l'aiuto pure dell'airbag compreso nel paraurti, che succede? Noi avremo un urto in quel momento, ma distribuito gradualmente sul muso della macchina o sul posteriore della macchina. Quindi questi sono i due per le macchine. Lei ha brevettato? Ho brevettato, ma non... Nel 2003? Sì, ma io sarei contentissimo se qualcuno lo portasse avanti, come ormai io, per me è libero. Quindi se qualche azienda, qualche giornalista lo volesse portare, ma attenzione, perché ne parlano sempre, potrebbe essere un cavallo di battaglia da cavalcare, che non c'ha costo. Praticamente solo le aziende che dovrebbero costruire questa cosa, anzi, ne potrebbero trarre più vantaggio. Io una macchina che mi tutela di più me l'acquisterei volentieri prima di un'altra macchina che, invece di essere bella, performante, carina, con delle linee sinuose, cioè, no, questa te può salvare la pelle, quindi la sceglierei prima di quelle altre. Le industrie automobilistiche in questi 20 anni hanno però sviluppato ABS, sistemi elettronici, cosa ne pensa? Allora, io penso questo, che siccome queste macchine intelligenti, che dicono ci stanno queste macchine intelligenti, io so che ci stanno tante macchine ignoranti, altrettante macchine ignoranti in giro, che queste macchine ignoranti non hanno l'ABS tutti quanti, capito? Perché devono ancora rottamare una serie, chi non c'ha i soldi, chi non se lo può permettere? Quindi che succede a quella persona poveretta in condizione che non si può permettere quella macchina intelligente? Che poi due macchine intelligenti che alla fine si scontrano, succede sempre quello. Se uno frontale e l'altro laterale, succede quello, che uno gli entra dentro la macchina, voglio dire, se quello va a una certa velocità, oggi come oggi, vedendo gli incidenti stradali, vediamo sempre la stessa problematica: incidenti laterali, frontali. Oggi ne ho visto uno di una macchina distrutta frontalmente con un motorino, capito? Praticamente tu, cioè, nonostante oggi, con tutte queste macchine intelligenti, ci stanno tante macchine ignoranti, che purtroppo è così. Potrebbero diventare più intelligenti queste altre macchine. Un altro brevetto che è ancora più aperto, ancora spendibile, è quello sulla carrozzella automatizzata. Sì, un dispositivo, sì, per superare le barriere architettoniche nel 2012. Okay. Oh, siccome ho fatto queste cose molto grandi, ho visto che praticamente non mi devono retta, sono entrato in un mondo troppo grande per me, purtroppo me ne sono reso conto, che è un mondo troppo grande. Se non c'è i soldi, io ho avuto questa speranza che eventualmente, sa, quella speranza che fa parte degli inventori, c'è un'idea buona, perché non la porti avanti? Cioè, io che ho avuto l'idea, penso per il prossimo, penso per migliorare la qualità della vita del prossimo, ma invece quell'altro che fa solo i soldi, ma insomma, a un certo punto, ma tu che fai solo i soldi, no? Ma fai pure delle cose buone, che ci fai solo dei soldi, tanto non te li porti appresso, capito? Quindi ti rimarrà solo se hai fatto delle cose buone, la gente te si ricorderà. L'utilità sociale di questa carrozzella, come si chiama innanzitutto il sistema? Quale? Quella della carrozzella, come si chiama? Dispositivo per superare barriere architettoniche. Praticamente quello può andare dappertutto. Io lo vidi, mi diede spunto nel 2010 un servizio che la RAI, insomma, mandò su Ischia, una problematica delle barriere architettoniche. Ci sono dei pali sul marciapiede, che praticamente disabile, quando prendeva questo marciapiede, che succede? Se trova sto palo, doveva tornare indietro, non c'era altro modo. O se buttava dal marciapiede, ma cosa, non è possibile, doveva tornare indietro. Allora ho detto, ma è possibile che un palo blocchi la possibilità a una persona di andare avanti? Cioè, si può bypassare. E quindi ho pensato non solo a questo problema, ma altri problemi, che praticamente una scala, uno scalino, che ci vuole superare, basta un cingolo lo supera. Certamente io non ho brevettato il cingolo, perché il cingolo è cosa risaputa, ma io ho pensato a questa serie di cingoli messa in questa maniera, che praticamente questo è un dispositivo spartano, praticamente questo si articola, c'ha 5
c'ha 5 ce n'ha 5 che si possono articolare in tutte le conformazioni. Praticamente questo qua si può allungare, può superare dei fossi, delle scale, un muro, un dislivello, cioè dal marciapiede. Praticamente se si trova un palo non c'è bisogno di scendere, ma praticamente camminando su livelli diversi, io praticamente passo l'ostacolo del palo. Praticamente io ho brevettato dei cingoli che possono andare su livelli diversi, che praticamente alcuni camminano così e alcuni camminano così e possono articolarsi nelle maniere più opportune. Può salire scale in una maniera nuova, molto molto è performante. Quindi qua ci sta il sedile, che naturalmente non c'ho, però aprendo tutto quanto, la seduta può camminare su tutto i cingoli. Quindi praticamente può spostare il suo baricentro, come ho detto può superare un fosso, praticamente mettendosi di lato si allunga su tutto il fosso, poi si posiziona, supera il fosso e ritira tutto quanto. Anche con la scala, praticamente affronta la scala, si posiziona in maniera diversa, affronta la scala, la supera e si richiude, oppure se no cammina in una maniera talmente semplice che praticamente uno scalino, così camminando così, lo scalino lo supera tranquillamente senza neanche pensare. Così. Lei, oltre al sistema dei cingoli, ha brevettato tutto il sistema, compresa la carrozzina, quindi anche la seduta? Tutta la seduta, sì, come cammina, come si posiziona. Praticamente io so di certe posizioni, questo potrebbe diventare pure una barella per la Croce Rossa, che io so della Croce Rossa a Imperia, ci stanno delle zone che praticamente quando chiamano, cioè una persona sta male, corrono, ma no, là non ci andiamo perché ci stanno delle scale incredibili che con la carrozzina, con la barella non ce la fanno. Invece se avessero un dispositivo del genere, la protezione civile, praticamente questo si potrebbe portare una barella su. Poi io l'ho brevettato pure in un'altra maniera, cambiando le dimensioni, questo potrebbe diventare un camion. Siccome noi abbiamo questo territorio che si frana, si distrugge tanto, e qua basta una frana non si riesce più a passare, invece con questo, se questo fosse grande quanto un camion, con i cingoli che si possono, l'abitacolo potrebbe muoversi lungo i cingoli, praticamente una frana la potrebbe superare in maniera agevolissima e potrebbe portare aiuto alle popolazioni che si trovano in difficoltà. Tante volte passano mesi prima di liberare la strada. Un sistema versatile, anche molto versatile, e anche sul territorio emergenze. No, io non vedrei l'ora di dimostrare una cosa del genere, però purtroppo io posso capire che uno prima di costruire una cosa del genere, che fa la prova si può fare solo così, un disegno tecnico, un 3D, un CAD, una persona che è brava a disegnare, io gli darei tutti gli input necessari per realizzare, basterebbe un disegno, tu vedi al computer come si muove, come affronta gli ostacoli, questo ostacolo, quell'altro, quindi si convincerebbe molto di più le persone a affrontare una spesa del genere. Io faccio un appello grandissimo a qualcuno che vuole veramente fare un disegno, quindi potrebbe vedere subito un resoconto senza costruirlo e impegnare tanti soldi, con un investimento piccolo. Quindi praticamente potrebbe vedere tutta la realtà, la potenzialità del brevetto, del dispositivo. E ha presentato questo brevetto anche a delle aziende? Io l'ho presentato, però sai che è successo?
Anni fa ho presentato a Roma. A Roma mi hanno detto. Ci fa vedere dei brevetti? Di qua, di questo? Sì, di questo qua io faccio vedere subito. Allora, i due brevetti. Vediamo un po', questo qua. Allora, questa è della macchina. C'è la macchina che è il rosso. Sì, sì, allora. Questo è della macchina sistema di corde e salvavita. Questo è uno. Poi qua gli faccio notare una cosa dopo. Questa è la relazione a corredo del sistema di corde salvavita. Questo qua. Questo è il brevetto di sistema di questo. Praticamente quella è la copia, ma questo è il brevetto. Questo. Questo è il brevetto. Questo è quell'altro brevetto. Quanto sarà? No, questo è del paraurti che fuoriesce. Ah, questo è il paraurti che fuoriesce. E poi, dopo, sta qua dentro quello del dispositivo delle corde salvavita. La carrozzella automatizzata l'ha presentata, ha fatto un giro di aziende. Molte aziende. Molte aziende nel fermano qui. E praticamente. E non mi è stato dato riscontro perché purtroppo hanno paura a muoversi, hanno paura a spendere quei pochi soldi che hanno, capito? Non affrontare magari, vedere, come posso dire, se io vedo che potrebbe essere un affare, una bella cosa, che ci si può guadagnare e fare delle belle cose, io penso che sia proprio il massimo. Cioè, se uno fa una cosa che non gli piace, sì, la vende, però non ti piace, non ti dà soddisfazione, voglio dire, sì, alla fine c'hai i soldi, ma non sei soddisfatto. Se invece fai una bella cosa, fai felice le persone, e le persone ti riconoscono che sei una persona in gamba, capito? Ti possono essere riconoscente sempre, capito? Quello è tanto, quello. Per me il mio spirito si nutre anche di questo, purtroppo c'è bisogno dei soldi, ma però il mio spirito è ricco di questo, perché io so che oggi e domani, quando mi si dà ragione, quando per dire tante persone non c'ha voglia di pagarti le royalty, però almeno quando si farà questi dispositivi sarò contentissimo, almeno sarà una bella soddisfazione di aver fatto un'opera buona. Si rivolge a quali aziende? Che tipo di aziende? Quale gamma di settore? Ma della meccanica, dell'elettronica, delle macchine, se un'azienda. Sì, sì, ma ci stanno anche delle piccole realtà, anche delle piccole realtà che potrebbero cominciare a sponsorizzare questa cosa, che io non è che le conosco tutte, mi sono rivolto a quelle più grandi. Però anche delle piccole realtà che volessero prendere. Spunto, frutto di questa idea, se la fanno io sono contento uguale, non è che mi devono dare nulla, è libero, capito? Tanto sono passati 20 anni, quindi è libero. Invece quest'altra della carrozzina, se possiamo fare un lavoro insieme, potrebbe essere una bella cosa e dare soddisfazioni a me, a lui, alle persone coinvolte. Si parla dei sequestrati in casa, no? Delle persone che non riescono a muoversi perché hanno delle scalinate che non gli impediscono di uscire, non hanno ascensore, stanno all'ultimo. Invece di fare, mi dispiace, ma adesso per la ditta che fa queste cose, però una cosa localizzata, cioè un montascale, ma un montascale è localizzato lì, solo per quello. Se invece una carrozzina di questa è molto versata, cioè quella spesa, mi dispiace dirlo per la ditta del montascale, ma potrebbe cogliere pure l'occasione questa ditta di montascale, che potrebbe essere molto versatile investire i soldi su un attrezzo di questo che praticamente gli fa scendere le scale. Poi se c'è stata un'altra scala, non è di fare un altro montascale, lo stesso, scende le scale qua, sale di là, ti porta di qua, ti porta di là, va dappertutto. Soluzio. L'inventore Romano Lepore, lei la lampadina ce l'ha sempre accesa, che vediamo che guarda, sì. Anche degli oggetti di uso comune, la vediamo
con un disco poi solido nelle mani. Che... Sì, sì, io cosa queste fa? Cose c'ho molta, come posso dire, siccome sono artigiano e mi diverto a costruire delle tante cose, allora vedendo il telefonino che non si sapeva dove metterlo e poi che ha dato, che dà pure problemi alla guida, quindi ho pensato di risolvere, invece di fare tante cose grosse, quelle altre cose grosse come ho detto non le faccio più, faccio cose piccole per le persone. Chi è che non c'ha il cellulare? Quindi il cellulare è molto comodo, lo posso portare senza che mi impegni la mano, posso guidare senza che col cellulare sulla mano, ma così posso guidare perché le mani io sono libere, posso rispondere col viva voce, quindi non infrango nessuna legge. Anzi, in questo periodo stanno aumentando le sanzioni, quindi quando è troppo tardi, è troppo tardi. Cioè, voglio dire, con una stupidaggine te puoi salvare, te puoi salvare pure la pelle, perché praticamente io ne ho visti diversi di incidenti stradali perché c'aveva il telefonino sulle mani e non poteva controllare bene il volante. Invece così le mani sono sempre libere. Questo sistema lo testo tutti i giorni? Lo testo tutti i giorni, lo faccio vedere, tutti mi fanno i complimenti. Tutti mi fanno i complimenti, veramente se su un 100%, un 70%, anche di più, mi fai complimenti, però non sono nel posto adatto, cioè io siccome sono commerciante ambulante, vendo sui mercati, non sono nel luogo adatto. Se per dire avessi qualcuno che mi sponsorizza, una ditta, secondo me questo qua potrebbe prendere piede cambiando la pelle, mettendo degli accessori, delle catenelle, delle luci. Se andasse su delle mani delle persone tipo influencer un po' grandi, potrebbe aumentare a dismisura il prezzo. Adesso io... Ha dei prototipi dei bracciali? Ce ne ho tanti. Ce la fa vedere? Sì, se vuoi. Questo? Qua ci ho attaccato l'orologio. La corsino? La palma delle mani, è bello, infatti tutti me lo vedono, dice, me lo vendi? No, non te lo vedo, questo te lo vendi. Poi qua ci sta... dei led per delle luci, ora si è scaricata un po' la batteria, ma purtroppo si è scaricata, però questo è un sistema con dei led, quindi quando vai a un concerto e ti fai riconoscere con le catenelle, con tutto. Poi qua c'è un'attenzione, ovviamente c'è l'orologio, anche due, perché ci sta chi piace portare l'orologio e ostentare, ci stanno certi che portano l'orologio e costa anche 50, 100.000 euro. Gli piace ostentare, gli piace Rolex. Chi gli piace portarlo? Qua ce ne puoi mettere anche due. Poi dopo c'è una versione più grande che arriva qua, quindi ci vanno altre cose, come ho detto, catenelle. Vabbè, questo è per la destra, senza catenelle. Questo qua, questo è senza nulla. E per dire, non mi piace quello, non mi piace quell'altro, mi piace solo il sistema. Poi dopo, mi piace il tatuaggio, me lo faccio qua sopra. Mi piace il piercing, me li attacco qua, e così non mi faccio tutti i piercing di qua, di là. Così, tatuaggio qua, sopra il polsino, non sulla pelle, e io mi salvaguardo il corpo. E quindi, questo è per i motociclisti, perché c'ha, è bello grande, ancora più grande. È più grande, capito? Quindi ci attacchi il telefono benissimo. Comunque, ecco. Comunque si chiama questo sistema? Questo si chiama Cellular Solution. L'ho depositato come... come indirizzo, come posso dire, come un'email, è un indirizzo praticamente, adesso mi sfugge il nome, praticamente Cellular Solution, semplice, pratico, due parole e si capisce tutto.